Giovedì 17 marzo si è svolto un nuovo momento di incontro per le officine Gruppo Giovani Imprenditori di Torino. Il mondo chiama Italia. Questo è stato il titolo dell'evento in cui gli imprenditori presenti hanno raccontato la propria storia e la loro visione. Sempre di più i ragazzi o comunque i professionisti che si interessano proprio su che cosa vuol dire fare impresa o comunque essere imprenditori di se stessi, quindi ci dà tanta soddisfazione e ci impegniamo perché secondo noi è una cultura che deve essere maggiormente sviluppata in Italia. È normale che uno studente si senta più vicino a un giovane imprenditore, si vede proiettato di lì a pochi anni, quindi forse anche più pronto ad ascoltare un consiglio. E noi abbiamo ancora tutta la passione dei giovani, nonostante siamo già imprenditori e quindi già le prese con tutte le vicissitudini lavorative, per trasmettere questa passione che è ancora pura, è fondamentale poterla trasmettere ai giovani, insomma. Se uno vuole vendere in Cina o in giro per il mondo, parliamo per esempio di prodotti alimentari, deve avere la piattaforma. I francesi hanno Carrefour, gli inglesi hanno Sainsbury, gli americani hanno Walmart, noi italiani non abbiamo piattaforme, quindi il fare sistema è molto più concreto del dire solamente mettiamoci insieme, ci servono vere piattaforme. La riflessione emersa è evidente. Il Made in Italy rappresenta un valore aggiunto per le nostre aziende da sfruttare maggiormente attraverso un lavoro di squadra per competere nei grandi mercati internazionali. Lo slogan fare sistema è attuale da tanto tempo. Io vorrei dire che prima di tutto serve molta consapevolezza, cioè dobbiamo essere consapevoli del fatto che fare Made in Italy, essere protagonisti di Made in Italy, significa anche solo mescolare adeguatamente tecnologie, competenze, saperi che magari sono radicati nei nostri settori da tantissimo tempo. Si tratta di creare la ricetta vincente perché gli ingredienti sono buoni di sicuro. Imprenditore dovrei non preoccuparmi della burocrazia, non preoccuparmi del cash flow aziendale che è importante, ma dovrei buttarmi unicamente sulle opportunità che mi vengono dal mondo. E sono certo che nel giro di 5-6 anni, dove tutti questi mercati extra emergenti, perché sono montagne e c'è una quantità di potenziale inespresso gigantesco, saranno regolamentati, l'opportunità per le aziende italiane, anche extra lusso, extra moda, extra quei settori lì, avranno un boom enorme. Basta solo tenere gli occhiettini aperti e cogliere le opportunità. L'internazionalizzazione parte principalmente dalle basi. Se tu non hai basi solide, quindi se tu non lavori in modo coerente e con forza e coraggio sul territorio, non puoi essere un'azienda internazionale. Se non sei un'azienda sana, strutturata, forte in casa, non puoi competere nei mercati internazionali. Da una parte è molto più facile far vedere i propri prodotti in rete oggi, anche per aziende micro che prima non erano esposte, però allo stesso tempo si è esposti alla competizione di altri paesi, quindi diciamo che l'aspettativa di qualità è molto più alta. Per cui se da una parte è bello stare protetti nel proprio sistema, dall'altra c'è possibilità di successo enorme, però bisogna essere disposti a spingere, a lavorare tanto e a mettersi a confronto con gli altri. Noi abbiamo lavorato nel tempo su due competenze. La prima è legata alle tecnologie e la seconda all'artigianalità. Quindi io credo che il mix vincente oggi, in particolare per le medie e piccole imprese, sia questo: unire tecnologia e artigianalità per dare prodotti unici che nessun altro sa fare così bene.